Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo Pokémon Tech. Prima di cominciare, sapete cosa fare? Non volevo fare la rima, ma a questo punto la faccio. Non mi è venuta niente con Ima, ma insomma ci siamo capiti. E vi chiedo di lasciare un bel mi piace prima di andare a parlare di Copperajah, uno di quei Pokémon che innanzitutto è figo, perché ragazzi è figo. Seconda cosa, è veramente interessante perché è un Trick Room Abuser. Non ce ne sono moltissimi, ce ne sono, ma non ce ne sono moltissimi qui a Galar, in quello che sarà probabilmente il VGC 20, ma poi più che altro è un Trick Room Abuser. Bello, abbiamo detto, con Sheer Force e tipo acciaio. Quindi, tecnicamente, questo cosetto sarà utilizzato. Anche perché, come abbiamo detto nel Pokémon Tech, dove abbiamo presentato i vari set di Atenuri, lui può essere un ottimo amico di Atenuri, che ricordiamo essere tipo folletto psico, ma anche un ottimo nemico, un ottimo counter, perché lo va a scoppiare sostanzialmente con un Heavy Slam. Allora, set. Primo set che vi vado a proporre per questo Pokémon veramente molto figo, che ha anche la sua forma Gigantamax, ma che onestamente io non giocherei Gigantamax, ma giocherei Dynamax, insomma, giusto per l'estetica, se lo trovate, avete la fortuna di averlo trovato nei Max Ride Gigantamax, perché la mossa Gigamax, G-Max di Copperajah è una 130 fisica, ok, ma l'effetto va a mettere qualche punta sul terreno di gioco, niente di eclatante, per carità, meglio di niente, però. Io andrei eventualmente anche di Dynamax nel caso non ce l'abbiate, perché la potenza di questo Pokémon risiede nell'avere un potere eccezionale come Sheer Force che va ad aumentare. Andiamola a ricordarlo perché Pokémon Tech, anche magari per chi si fosse avvicinato da poco a questo gioco, questa abilità va ad aumentare l'attacco, o meglio, la potenza delle mosse che abbiano un effetto aggiuntivo, togliendo l'effetto ovviamente, dell'1,3%. Quindi ad esempio Ice Beam viene potenziata ma non congela più. Esempio stupido e cretinozzo. Io qui ci ho piazzato Heavy Slam come mossa che non verrebbe quindi aumentata da Sheer Force. Potreste metterci, ve lo faccio vedere anche in diretta, qui da Illegal perché ancora non sono stati implementati, Iron Head. Quindi avremo un Iron Head che non flincia più ma che viene aumentata del 30% e poi una Life Orb che vi ricordo in presenza di Sheer Force, il rinculo di Life Orb viene visto come un effetto aggiuntivo della mossa e non c'è più. Quindi no, voi non prenderete il 10% di rinculo tutte le volte, ma avrete l'aumento della potenza dell'1,3 e l'aumento della potenza regalata da Sheer Force ancora dell'1,3, più c'è la stab. Quindi Iron Head picchia veramente tantissimo. Questo è un Pokémon che può fare veramente male, banalmente, anche a meno 1 di attacco, proprio perché ha due moltiplicatori che vanno a compensare questa eventuale mancanza. Mosse che io ho messo nel set, e questo sarà un po' una costante in questo nostro video, a parte la stab acciaio che ci deve stare, le altre potete metterci tante cose. Perché il signor Copperajah impara Ice Power, Heat Crash, che è una sorta di Heavy Slam di tipo fuoco, ok? Fisica, può non essere male, anche per originare delle mosse Dynamax di tipo fuoco, se ne abbiate bisogno per cambiare meteo. Ma impara anche ad esempio Playroh, carineria, impara Zen Headbutt, impara veramente diverse mosse. Quindi anche lui è un bel cubetto di Rubik per quanto riguarda, come abbiamo detto per Obstagon, c'è anche la puntata di Pokémon Tech di Obstagon, andatevela a vedere se vi interessa, non per quanto riguarda l'abilità, ma per quanto riguarda le mosse, anche lui ha un set veramente molto vasto, un set mosse interessante e intrigante. Altro set, potete andarvelo a giocare a Pipiritto con Choice Band. Heavy Slam, ma meglio forse Iron Head, vedete voi. Super Power, vi ricordo che Super Power con Sheer Force non viene aumentata e non perdete, non viene perso l'effetto aggiuntivo del meno 1 attacco o meno 1 difesa, sarebbe stato veramente troppo forte altrimenti. Heat Crash anche qua. Io vi ci ho messo Fran Super Power per farvi vedere che questo coso impara tutte queste cose. Ecco.
Per quanto riguarda la distribuzione delle EVS, io non mi ci sono soffermato prima, ma mi ci soffermo adesso a questo punto. Darei a un Pokémon del genere, specialmente se lo volete Dynamaxare, 252 PS, 252 attacco, tanto la difesa speciale 69 è abbastanza scacciotta. Diamoci giusto il 4 che avanza, ma è per farvi capire. Poi niente vi appunto proibisce un domani, presto, molto presto, il metagame si consolidi, si vadano a capire un po' le gerarchie. Dici, dobbiamo andare a reggere questa mossa speciale che reggiamo se gli si dà 68 difesa speciale. Allora lo fate così, ecco, per farvi capire. Ma questa era una mia indicazione per farvi capire. Investite tanto in attacco, chiaramente dobbiamo cercare di resistere un attacco, ok, ma sfruttare appieno il booster regalato dalla Choice Band, dalla banda scelta. Terzo set, questo può essere un pochino più particolare. Se vogliamo, la natura può variare per un set Assault Vest, ossia corpetto assalto per questo Pokémon, con la natura Brave, Audace, oppure con Sassi, più difesa speciale, meno velocità. Vedete voi, a seconda di appunto come si consolida il meta, cosa dovete reggere, e ripeto e sottolineo, non dimenticatelo mai, come è fatto anche il vostro team, perché magari un team che, faccio per dire, ha Coppe Rajà e 5 Pokémon d'acqua, beh, si può fregare del fatto di far reggere a Coppe Rajà una mossa tipo fuoco, tanto ha un team che spaventa tantissimo tipo fuoco, esempio stupido. Nell'Assault Vest, Heavy Slam o Iron Head, vedete voi, io qui ci ho messo nel set Assault Vest, non è un caso che ci sia Heavy Metal, così che potreste sfruttare il fatto di essere doppio di peso per fare veramente tanto, praticamente sempre di danno con Heavy Slam, veramente tanto di danno con Hit Crash, e soprattutto se avessi dato Sheer Force, Snarl avrebbe visto la sua potenza aumentata, ma a noi non interessa fare danno con un Pokémon che non ha investimenti in attacco speciale, ci interessa in questo set Assault Vest rompere magari un po' le ballette e tagliare l'attacco speciale, quindi essere allo stesso tempo un utility dal punto di vista offensivo, ma anche un utility strategica per il proprio team. Me lo sono inventato un pochino così, potrebbe non essere male. Ma adesso arriviamo a quello che è forse, e anzi, togliamo il forse, il set più interessante per Coppe Rajà, secondo me. Infatti ve lo metto per ultimo perché legge di marketing su YouTube, cose più importanti se mettano in ultimo, se no voi non mi vedete i video fino in fondo. Comunque, scherzi a parte, Baccona con Curs. Abbiamo detto, lui è un Pokémon da distolto zona. No problem, si mette distolto zona magari con Hattenry e poi si piazza una corsa, ci aumenta la difesa, ci aumenta l'attacco e ci cala la speed. A quel punto si diventa anche più lenti di un Hattenry magari avversario e lo si va a killare prima che vada a fare chissà cosa. Qui Heavy Metal può non starci male se andiamo ad esempio a optare per mosse come Frana, che non ve l'ho messo, come Playro, con mosse che abbiano degli effetti aggiuntivi interessanti. Al solito su Heavy Slam ci potete mettere Iron Head, se volete flinciare tenete quindi Heavy Metal con Frana e Iron Head, se mettete Shield Force ricordatevi la potenza è superiore, ma Frana non flincia più e quindi poi forse non ha sto gran senso, però potrebbe essere utile però per fare dei dannoni magari sui Gigamax Charizard che saranno presenti. Insomma, Curse, Protect, più vedete voi se dargli Heavy Slam, Shield Force e due mosse, di cui una deve essere acciaio o Heavy Slam o Iron Head, e l'altra Body Press, Super Power, Zen Headbutt, Playro, Stomping Tantrum, la Fuoco Hit Crash, insomma, potete fare veramente come volete. In un set del genere darei natura che aumenta la difesa speciale, così che abbiamo un bel cuscinetto dal punto di vista speciale, un 252 in PS da sfruttare magari per Dynamaxare, un boosterellino in attacco che viene quindi poi aumentato se noi facciamo la course, e a quel punto secondo me questo con la baccona ci si recupera anche un 50% quando si arriva nel rosso, può essere un gran bel Pokémon da giocarsi ovviamente con la Trick Room settata dai compagni. Io ragazzi, ancora una volta, non mi voglio dilungare oltre per questo Pokémon come altri, voglio che questi siano video veloci e rapidi e che possano essere di facile fruizione.
Vi chiedo di iscrivervi al canale se pensate che queste serie, che credetemi sono anche abbastanza faticose, vi possano essere utili e vi piacciono. Lasciate un mi piace e al solito commentate anche sotto se siete d'accordo, se vedete altri set che magari io non ho proposto, che mi sono sfuggiti, se siete d'accordo su quello che ho detto. Inoltre andate in descrizione che trovate, oltre al link per poter prendere le magliettine dei 40K, molto, molto fiche, molto belline, dell'Armata Pardini, 40° reggimento, sulle maglie speciali che abbiamo fatto, come da tradizione, per il raggiungimento dei 40K. Ci sono un sacco di link utili, Pampling sempre per riprendere le magliette con lo sconto, ma vabbè, chi se ne frega, ma c'è anche TP per approfondire i vostri contenuti competitivi qualora lo vogliate. Io vi saluto, vi ringrazio e vi invito ad andare a vedere le altre sterminate puntate di Pokémon Tech, perché quando escano io ne butto due al giorno. Abbiamo già in saccoccia Dracapult, Atenari, Copperajà, Obstagon, ma uscendone due al giorno, se voi magari vedrete questo video fra un paio di giorni o tre, beh, vorrà dire che ce ne sarà già praticamente una decina, una dozzina. Io vi do un abbraccione, vi stringo forte a tutti e noi ci vediamo presto, molto presto, con altri nuovi video. Ciao ciao!